Ciao, io sono Fabio. E io sono Giulio, bentornati in Nobel Club. Nello scorso video abbiamo parlato di vaccini contro il Covid ed in particolare ci siamo soffermati sulle cause dello scetticismo nei confronti di essi, tentando di far luce sull'importanza della vaccinazione. In questo video vogliamo parlare nuovamente di vaccini, ma più in generale, soprattutto di concetti che non abbiamo toccato nello scorso video, come la storia dei vaccini, il sistema immunitario, il loro funzionamento e il loro sviluppo. Quindi iniziamo con la storia dei vaccini. Prima di tutto dobbiamo menzionare una fondamentale scoperta fatta da Tucidide durante la guerra del Peloponneso, nel V secolo avanti Cristo. Contrariamente alle credenze del tempo, la peste che colpì Atene in quegli anni di guerra non era il frutto di una punizione divina. Per la prima volta, infatti, Tucidide notò che la malattia veniva in realtà trasmessa da persona a persona e che persone che sopravvivevano alla peste erano poi resistenti ad altri attacchi della malattia stessa. L'umanità aveva appena scoperto i concetti di malattia infettiva, di contagio e di immunità. Ora facciamo un salto nell'antica Cina, nel X secolo d.C. Già 1000 anni fa, in Cina si usava una pratica per immunizzare le persone al vaiolo, chiamata variolizzazione. Questa pratica consisteva nella inoculazione di materiale infettivo proveniente da gente infetta ma non grave, per far acquisire al paziente una versione più leggera della malattia e quindi creare immunità. Questa tecnica chiaramente era ben lontana dall'essere sicura. Un grande passo in avanti venne fatto nel 1796, quando lo scienziato inglese Edward Jenner sviluppò il primo vero vaccino contro il vaiolo. Questo consisteva nella inoculazione nel paziente di materiale infettivo proveniente dalle pustole di vaiolo bovino, una malattia molto più leggera del vaiolo umano, presente nelle mucche e che colpiva anche i mungitori. Questa tecnica, molto più sicura della variolizzazione con vaiolo umano, diventò a tutti gli effetti il primo vaccino della storia e cambiò per sempre la faccia dell'Europa. Ma il più grande contributo alla storia dei vaccini venne dato da Louis Pasteur. Pasteur tornò ad utilizzare i virus che causavano malattie umane, ma capì che indebolendo artificialmente questi virus, per esempio tramite essiccazione, si poteva inoculare l'agente patogeno provocando solo sintomi lievi, ma fornendo piena immunità alla malattia stessa. In questo modo Pasteur riuscì a creare vaccini per colera, antrace e rabbia. Da Pasteur in poi tantissimi vaccini vennero creati, fondamentalmente basati sulla presenza nel vaccino dell'agente infettivo, disattivato, morto o di componenti di esso. Infine, un'altra pietra miliare venne raggiunta quando nel 1980 la WHO annunciò che il vaiolo era stato ufficialmente debellato. Interessantissima, Fabio, la storia dei vaccini. Ora entriamo nel dettaglio di come effettivamente funzionano i vaccini. E per fare questo dobbiamo parlare di sistema immunitario. Il sistema immunitario è il nostro meccanismo di difesa che ci protegge da agenti patogeni come batteri e virus che potrebbero invadere il nostro corpo, moltiplicarsi nelle nostre cellule e causare delle malattie. Il sistema immunitario si avvale di varie linee difensive ed una di queste è quella dei globuli bianchi. Tra i vari componenti di questo sistema ci sono tre tipi di globuli bianchi che sono fondamentali: i macrofagi, i linfociti T e i linfociti B. I macrofagi sono globuli bianchi addetti ad inghiottire e digerire virus o batteri provenienti dall'esterno. Non tutte le particelle di virus o batteri in ingresso vengono immediatamente distrutte però, è per questo che esistono altre risposte, quelle dei linfociti T e B. I linfociti T sono un altro tipo di globuli bianchi difensivi, responsabili per la risposta cellulo-mediata. Attaccano le cellule del corpo che sono già state infettate da un determinato agente patogeno. Le cellule che sono state infettate da virus, infatti, esibiscono delle tracce di questo virus sulla loro superficie, gli antigeni. I linfociti T riescono proprio a riconoscere questi antigeni. I linfociti B sono i globuli bianchi responsabili della risposta umorale. Essi producono e rilasciano nel sangue delle proteine, chiamate anticorpi, che riconoscono e si legano agli antigeni dei virus in circolazione, reclutando vari agenti della risposta immunitaria, che neutralizzano la minaccia. Gli anticorpi sono la vera e propria meraviglia del sistema immunitario. Infatti, queste proteine, data la loro struttura modulare, sono in grado di riconoscere antigeni in maniera specifica. Grazie ad un processo genetico che avviene all'interno dei linfociti B, chiamato ricombinazione VDJ, queste cellule riescono ad assemblare diversi moduli proteici in tantissime combinazioni e forme diverse, e quindi produrre anticorpi specifici per qualunque eventuale invasore.
Immaginatevi di avere un repertorio di centinaia di pezzi di Lego. Beh, potreste combinarli in un numero gigantesco di forme diverse. Ora, la prima volta che il corpo viene attaccato da un virus, diciamo il virus del morbillo, potrebbero essere necessari diversi giorni prima di creare ed utilizzare tutti gli strumenti di lotta necessari a superare l'infezione. In questo periodo il virus può invadere le cellule del corpo, moltiplicarsi, diffondersi in vari organi e danneggiare il proprio ospite, andando ad hackerare alcune delle importanti funzioni cellulari. Insomma, si manifesta la malattia, in questo caso il morbillo. Fortunatamente, una volta che l'infezione viene sconfitta, se viene sconfitta, il sistema immunitario, grazie alla presenza di cellule chiamate cellule della memoria, è in grado di ricordare come proteggersi da quell'agente. Quindi, qualora un individuo dovesse essere attaccato una seconda volta dallo stesso agente patogeno, le cellule della memoria permetterebbero una risposta immunitaria immediata, evitando lo sviluppo della malattia. I vaccini sfruttano proprio questa caratteristica, andando ad esporre il corpo agli antigeni di un virus in maniera preventiva e quindi creando le cellule della memoria che conferiscono immunità ad un eventuale futuro attacco dello stesso virus. Ma ora che sappiamo come funzionano i vaccini, andiamo ancora più nel dettaglio di come sono fatti e quali tipi di vaccini esistono. Prima di parlare di ciò, vediamo brevemente come è fatto un tipico virus. Un virus è composto da un involucro, o capside proteico. All'interno vi è DNA, o RNA virale, cioè le istruzioni di attacco del virus, e sulla superficie i famosi antigeni. Ora, le tipologie principali di vaccini sono vaccini attenuati. Questi contengono il batterio o virus che provoca una malattia ma indebolito artificialmente per permettere una risposta immunitaria senza causare la malattia stessa. Questa tipologia di vaccini è estremamente efficace ed esempi sono il vaccino trivalente, quello per la varicella o per la tubercolosi. Vaccini inattivati. Questi utilizzano invece la versione uccisa dell'agente patogeno. La protezione di questi vaccini è minore, perciò è necessario fare richiami nel tempo. Esempi includono vaccini per l'influenza, rabbia, poliomielite ed epatite A. Vaccini a base di subunità. Questi appunto contengono solo alcuni pezzi dei virus, ovvero gli antigeni riconosciuti dal sistema immunitario, e non il virus intero, quindi sono molto sicuri ma richiedono richiami nel tempo. Vaccini a base di mRNA. Questa è la tipologia di vaccini sviluppati da Moderna e Pfizer contro il Covid-19. Questi vaccini lavorano in modo diverso dagli altri vaccini, in quanto non introducono nel paziente il virus disattivato o un componente di esso. Invece forniscono le istruzioni genetiche, sotto forma di RNA messaggero, all'interno di un involucro lipidico, che vengono usate dal corpo per produrre l'antigene stesso del virus e quindi scatenare la risposta immunitaria. I vaccini a mRNA hanno diversi vantaggi, tra i quali nessun rischio di provocare malattie nella persona che viene vaccinata. Molto simili a questi sono i vaccini a base di DNA, dove al posto di RNA viene utilizzato il DNA, ma ad oggi non ci sono ancora vaccini al DNA sul mercato. Vaccini a base di vettore virale. Questi utilizzano la struttura genetica di virus innocui come vettore per fornire il codice genetico che permette alle cellule del corpo umano di produrre gli antigeni del virus e quindi stimolare una risposta immunitaria. Ricordiamo che questi sono solo alcuni tipi di vaccini esistenti. Ora, come abbiamo menzionato anche nello scorso video, nonostante la genialità dei vaccini, tantissima gente è ancora scettica. Perciò come ultimo punto di questo video vorremmo parlare di come vengono studiati e come vengono approvati. Beh, come tutti gli altri medicinali, i vaccini seguono un percorso di sviluppo a più fasi. Quindi andiamo a vedere queste fasi. 1. Studi in vitro. Il tutto parte dallo studio del microorganismo che provoca la malattia che si vuole prevenire e dalla sua interazione con il corpo umano. Inizialmente gli studi vengono fatti in vitro, cioè la sperimentazione viene fatta per esempio in provetta o in petri dish. E diciamo quello che si va a decidere è la tipologia di vaccino che si vuole creare. 2. Stadio preclinico. La sperimentazione preclinica include studi su animali ed in vitro, che vanno a definire il meccanismo d'azione del vaccino, cioè come il vaccino va a far scaturire la risposta immunitaria, delle prove iniziali di efficacia e il profilo tossicologico, cioè se il vaccino è sicuro o no. Se il vaccino candidato supera questa fase, può andare alla fase successiva, cioè la fase clinica. Gli studi clinici sono divisi in 3 fasi. La fase 1 è uno studio clinico su un numero ridotto di volontari che serve a far capire quali sono gli effetti collaterali su umani del vaccino.
Nella fase 2 lo studio clinico viene ampliato e il vaccino viene somministrato a persone con caratteristiche come età o salute fisica simili alle persone a cui il vaccino è destinato. Si va a studiare l'efficacia e la sicurezza. Infine c'è la fase 3, dove il vaccino viene testato su migliaia di persone e si vanno ad ottenere i risultati finali di efficacia e sicurezza. Una volta ottenuti questi risultati, il tutto viene analizzato dalle agenzie regolatorie nazionali ed internazionali, come FDA, EMA ed AIFA in Italia, che in base a questi dati decidono se approvare il vaccino o no per la commercializzazione. Ricordiamo inoltre che dopo la commercializzazione la sicurezza e l'efficacia dei vaccini vengono costantemente monitorate per assicurarsi che non ci siano problemi a lungo termine di sicurezza. Insomma, il percorso che porta un vaccino alle persone è un processo di selezione estremamente meticoloso che parte da tantissimi candidati ed arriva ad un unico prodotto finale. Quindi i vaccini sono una delle meraviglie della scienza che nel corso dei secoli non solo hanno salvato tantissime vite, ma hanno anche cambiato radicalmente il modo in cui viviamo. Infatti, finiamo col menzionare il premio Nobel per la medicina del 1951, ricevuto da Max Taylor, proprio per lo sviluppo di un vaccino, il vaccino per la febbre gialla. Vi salutiamo e ci vediamo oltre le colonne d'Ercole. Non perdetevi i nostri altri video e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, mettere un mi piace e commentare qui sotto.